Siamo oggi qua in Piazza Castello, nel cuore della nostra città, per festeggiare insieme a tutti voi la nostra giornata mondiale di Croce Rossa. Oggi, 8 maggio, ricorre il compleanno del nostro fondatore Henri Dunant, che è nato l'8 maggio del 1828. Approfittando del fatto che era una domenica, abbiamo pensato di aprire le nostre porte, di portare tutte le nostre attività in piazza per far conoscere alla cittadinanza e a tutti quelli che avranno voglia di passare a trovarci oggi le varie attività di Croce Rossa, che oltre all'emergenza sanitaria che tutti conosciamo perché vediamo le ambulanze passare, è composta di molto 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 altro. Oggi abbiamo cercato di mettere in campo tutto, abbiamo messo le attività di soccorso speciale sull'acqua, sulla terra, abbiamo anche un nucleo di decontaminazione del corpo militare, abbiamo un gazebo per il ricongiungimento familiare, un altro per il diritto internazionale umanitario, argomenti oggi di grandissima attualità che con la guerra che abbiamo vicino a casa sono state, diciamo, riportate decisamente in auge. Abbiamo la nostra cucina da campo che ci permette nelle varie circostanze di poter essere sul posto e di poter rifocillare chi sta svolgendo attività. È stata una giornata preparata con grande cura, perché sono 3 anni che aspettiamo di poterla fare, perché era partita nel 2019 e poi per una serie di problemi logistici non è stato possibile metterla in pratica, poi è iniziato il lockdown. Oggi finalmente siamo riusciti ad essere presenti sul territorio e siamo molto contenti di essere qua e di poter far vedere. Abbiamo anche attivo l'automoteca con la donazione di sangue che sta andando avanti da questa mattina alle 9 e che permette di conoscere quest'altra attività che si affianca alle altre organizzazioni che sul territorio come Avis raccolgono sangue, è fondamentale per la vita delle persone. Noi ringraziamo tutti quanti hanno voluto essere vicini a noi, ringraziamo quanti ancora nella giornata avranno piacere di passare a trovarci e siamo disponibili a raccontare tutto quello che facciamo e ad accogliere chi avesse voglia di unirsi a noi per diventare volontario in una di queste molte attività che, ripeto, non è solo l'emergenza sanitaria per la quale magari non tutti siamo tagliati, ma c'è una gran parte di sociale alla portata di tutti, per cui vi aspettiamo al prossimo corso d'accesso per qualsiasi tipo di informazione. Grazie a tutti.